Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video con il programma Swish Max. In questo caso uso la versione 4. Allora, mentre nei precedenti video abbiamo visto come creare una GIF, un'immagine animata con l'effetto pioggia, inserendo della musica e anche un preload, cioè una barra di caricamento, in questo video andiamo a vedere come poter modificare la scia del mouse, sia come crearla che come selezionare la scia da creare quando appunto passiamo sopra la nostra immagine con il mouse. In altri video vedremo come azionare della musica non attraverso un pulsante come ho fatto nello scorso video, ma azionarla solamente quando ci si passa il mouse sopra. Vedremo anche come creare dei player dove saranno in esecuzione uno o più video di YouTube, e andiamo a vedere come creare anche degli OS X, cioè dei sistemi operativi, degli emulatori, dei simulatori, un'immagine che simula questi sistemi operativi, sia OS X che Microsoft. Comunque, intanto andiamo a vedere questo programma, come creare una scia del mouse. Allora, l'effetto finale dovrebbe essere questo qua. Sì. Apriamo il browser in quanto è in grado di leggere questi tipi di file. Vedete che qua ci sarà la nostra immagine con l'effetto pioggia, il pulsante per azionare la musica e stopparla. E vedete che quando andiamo con il mouse sopra la nostra immagine ci sarà questo indicatore con questa scia. Andiamo a vedere appunto come modificare l'indicatore e come creare questa scia del mouse. Ok. Allora, per prima cosa abbiamo bisogno di un progetto predefinito dove avremo un'immagine, in questo caso è questa, una scena già creata, e andiamo a vedere come fare. Allora, andiamo su Component a destra, andiamo su FX, cioè effetti, 2D, due dimensioni, e andiamo su Mouse Followers, lo clicchiamo due volte. Ok, a questo punto andiamo sulla Outline. Vedremo che sotto scena 1 si sarà creata una scena che si chiama Mouse Follower, anche nella timeline, e invece nella nostra immagine si sarà creato questo quadratino che possiamo mettere dove vorremmo, anche perché comunque poi non si vedrà. Allora, una volta fatto questo, andiamo su Mouse Followers nel più, cioè per aprire le impostazioni, si sarà aperta una schermata che contiene container, l'apriamo anche, e ci sarà questo arrow, una freccetta. Infatti, se adesso noi andiamo a fare una preview del nostro progetto, andiamo a vedere che quando noi clicchiamo, passiamo sull'immagine con il nostro mouse, ci sarà questa freccia, questa scia con questa freccia. Vedete? Ok. Allora, per modificare la freccia, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto andiamo su Arrow, pulsante destro, andiamo, ah no, innanzitutto su Transform mettete X0 e Y0. Poi dobbiamo inserire appunto la nostra immagine, che potete scaricare da internet, in questo caso io ho scelto questa immagine, che deve essere appunto RGB, così non avremo lo sfondo. Quindi andiamo sul nostro file, selezionando Arrow, clicchiamo Insert e clicchiamo Import Sound Video, quello che vogliamo, in questo caso Import Image. E importiamo la nostra immagine. Vedete che ci sarà spuntata questa immagine, la ridimensioniamo come vogliamo. Io direi che più o meno così va bene. A questo punto andiamo nella timeline e qua selezioniamo Arrow, questo, clicchiamo Movie 20 in questo caso, clicchiamo CTRL-C oppure pulsante destro Copy Effect, andiamo su questo effetto, quello appena creato, pulsante destro, vediamo se lo trovo. Past Effect oppure CTRL-V, lo portiamo all'inizio. Possiamo anche eliminare dalla Outline Arrow, quindi pulsante destro Delete oppure direttamente pulsante Cancel. Clicchiamo su una preview
Vedete che quando andremo a cliccare sul mouse ci sarà questo effetto. Bene ragazzi, una volta fatto questo andiamo su file esporta.svf, lo chiamiamo ad esempio 1, lo andiamo a importare sul nostro browser per vedere l'effetto finale. Vedremo che l'effetto sarà questo qua. Niente ragazzi, il mio video è finito qui, spero di esservi stato utile, ciao a tutti e alla prossima!